E bentornati incredibili in un episodio del The Ring su Shadow of the Earth Tree, che secondo me potrebbe essere spicy incredibile. Dopo questo video vediamo se riesco a registrare anche un quarto video, ragazzi. Almeno mi avvantaggio un po', ragazzi, perché quel The Ring sto cercando di registrarne più possibile quando posso, così poi nel frattempo porto avanti anche le altre serie. In realtà ho poco da dire, ragazzi, dobbiamo andare avanti, incredibile, nel castello pazzesco assurdo. Ci sono rimasto male che il tizio Sus non mi ha detto niente, dopo che gli volevo dare appunto l'informazione Sus, che abbiamo trovato un'altra delle impronte di Michela, ragazzi, ma questo qui non mi dice niente, quindi non gliene importa niente, ragazzi. Allora, dobbiamo andare qua, e la porta è chiusa. Ho fatto un livellino off camera, ragazzi, mi mancavano 20.000 anime, le ho farmate al volo, quindi diciamo livello 168, ragazzi, abbiamo quasi 50 destrezza. GG. Qui, ragazzi, è chiuso chiuso, non si può, evidentemente ci sarà un passaggio giusto, ragazzi. Allora, eliminiamo questo simpatico guerriero che, come dire, ha fatto la sua scelta. Elmo da soldato di Mesmer. Ah, abbiamo trovato l'elmetto. Fa un po' vedere com'è fatto. Sebbene ritragga l'albero d'ombra, la decorazione sulla fronte è incisa in oro. Una magra consolazione per chi è costretto ad andare in guerra senza grazia né onore. Non è male, lo sai, Sus. Guarda, gli si vede la barba, gli occhi. Tra l'altro vi avevo promesso che avrei usato, come dire, il polpo in testa. Probabilmente lo useremo almeno una volta, ragazzi, il polpo in testa, ve lo prometto. Però Sus con la poroncina è speciale, ragazzi. Allora, ho attirato l'attenzione del cane. Se gli lancio una palla di fuoco, secondo me funzionerà, vediamo un po'. Ok, sì, la palla di fuoco funziona, il fulmine no, però la palla di fuoco sì. Vedi, ragazzi, meno male che mi sono messo la palla di fuoco fortissima. Almeno eliminarne due di questi cagnacci. Eccola qua. Se riusciamo a eliminarne un altro, siamo a cavallo. Perfetto, non è andata secondo i miei piani. Allora, ricordo che erano di più, ragazzi, come l'ho detto. Va bene. Allora, andiamo subito sulla zona dei tetti. E poi, incredibile, andiamo verso la cascata. Schegge di luce stellare. Vabbè, è proprio il drop che si trovano a Liurnia, proprio. Noi incontriamo Ranni, ragazzi, vi immaginate? Ma siamo in cima, praticamente. Ok, no, da qui non si può andare da nessuna parte. Quindi dobbiamo andare nella strada della cascata. Va bene, andiamo. Ci sono delle tartarughine sus. Tra l'altro io ho l'amuleto delle tartarughe, quindi dovrei essere loro amico. Ok, c'è una scala. Sai che cosa mi è venuto in mente? Che ancora non abbiamo incontrato neanche uno di quei polipi sus, i poliponi con il becco. Non li abbiamo ancora incontrati in questo regno assurdo. Ok. Soldatini di Mesmer, eh? Ecco qua. Ok, carina l'idea che stiamo entrando nel castello da sotto. Perfetto, ragazzi, GG. Ci ho preso. E abbiamo aperto il portone. A questo punto tornerei sotto e andiamo a esplorare la grotta, perché intanto qui abbiamo aperto lo shortcut più importante, quindi. Qui ci sono due robe, vedi, addirittura possiamo salire là in qualche modo. Andiamo a esplorare, va? Ah, tutto qua. Mi ero flashato che ci poteva essere un percorso sus, ragazzi, invece niente, vabbè. Allora, un tizio si è accorto di me, ma l'altro è confuso. Eliminiamone uno al volo, proprio. Dai. Vabbè, ho eliminato quello che non conta, però non fa niente. Repostino. Va bene, sono fortini questi cosi. Andiamo sotto, beviamo. Ok, ecco. Bevutina. E si va. Ah, è vivo con uno di vita, ragazzi. Coltellino? Dai. Devo comprare di più di coltellini, ragazzi. Troppo comodi. Ok, qui non c'è niente. Possiamo andare avanti. Questi jumpscare dei cani, ragazzi, li ho proprio fissati, From, eh. Quanto gli piacciono, proprio. Cagnolini proprio, quanto ci stanno simpatici questi cagnolini. Bellissimi proprio. Oh, bravi. Ah, ma li riconoscete, ragazzi? Sono proprio loro, inimitabili. I maghetti col teletrasporto di Goku. Sono tornati, ragazzi, più cattivi che mai. Non erano pericolosissimi, però erano di un fastidio che, con le loro freccine. Crepa.
L'avete riconosciuti? Ragazzi, ma quanti amici stiamo rincontrando in questa espansione? Stiamo rincontrando così tanti amici della Randy Sus che... c'è veramente da godere tantissimo. Te li ricordate questi? Questi erano di una cattiveria, ragazzi, con le loro bombettine. Veramente un incubo erano, ragazzi. Quindi sono contento di averlo eliminato alla velocità della luce, ragazzi. Perché è veramente fastidioso, incredibile. Non ha lo stesso nome di quello di Liurnia, ma ragazzi è lui in tutto il suo splendore. Questo, ragazzi, Perry Mann era. Ma quanto mi diverto a incontrare tutti questi vecchi compagni di Sus, ragazzi. Con calma, ragazzi, eh. Lo purghiamo con molta calma questo, perché è veramente non pericoloso, secondo me, di più. Crepa. Con calma. Colpetto da vicino? Non oso immaginare il danno che possa fare questa creatura. Mamma mia. Spadone, eh. Ok, wiu! Per un attimo mi è venuta in mente l'idea di lanciargli la marcescenza pazzesca, però poi ho detto sus. Spada da cavaliere di Moon Rittil. Spadone con incastrato una centipietra blu. Arma prediletta della possente cavaliera cariana Moon Rittil. Ah, ok, era una signorina. Era la ciambellata cavalleria della Luna Gemella. Fu anche amica dei troll del servizio della famiglia reale, che accompagnava in guerra brandendo le stesse armi. Ma una di Liurnia, come c'è finita qua? Domanda incredibile. Sono molto intrigato, ragazzi, io però vorrei capire. Sus, come immagino tutte queste reference dell'Interregno qui? E voi direte, vabbè, ma è l'ombra dell'albero madre, ha senso. Ma questi tizi, come ci sono finiti qua? Cioè, questa addirittura della famiglia reale, magari conosceva Ranni, capito che dico? O Renala, o compagnia bella, capito? Allora, io non vorrei fare battute, ma quello scrigno lì ha del fumo dentro. È il fuoco che ci stava dietro, ragazzi, vi giuro che da lontano sembrava uno scrigno di quelli che esplodeva. Non hanno ancora aggiunto i Mimic in Elden Ring. Cioè, Palward ha aggiunto i Mimic, Elden Ring no. Scudo con stemma di lupo. Ragazzi, io sto viaggiando con la fantasia, però non capisco. Scudo blu di pregevole fattura, decorato con l'incisione di un lupo al chiaro di luna. Beh, ragazzi, ma veramente si incontriamo l'animo, eh. Efficace nel respingere le stregonerie. Il lupo è il simbolo della famiglia reale di Caria. Rappresenta l'orgoglio della luna, al quale nessuno può obbligare a prescindere dalla terra remota in cui si trovi. Ah, evidentemente è proprio un pezzo della famiglia reale venuto qui ai tempi della guerra contro il crogiolo, probabilmente. Questo aumento non possiede abilità. Va bene. Giustamente, ora ripensandoci, nel trailer, sempre il primo trailer che ho visto, effettivamente si vedeva un tizio o una tizia usciti proprio dalla Raia Lucaria. Quindi mi chiedo, siamo in quel posto, Sus? Forse, non lo so. Eh sì, ragazzi, qua si soffre. Oh, Marika, ti prego, abbraccia la tua creatura e mostraci un segno. Questo sia un soldato di Mesmer, non è un tizio morto a caso. Quanto ancora deve proseguire questa guerra santa? Ok, quindi questo è un soldato che ha capito che tutto questo era inutile. Abbraccia la tua creatura. Forse Mesmer, intende. Quindi qualche soldato si pente di quello che ha fatto. Cameo di Rellana? Rennala? Ragazzi, mi si sta impastando la lingua, scusatemi. Rennala? No. Rellana? Talismano con un elegante ritratto di Rellana, cavaliera della Luna Gemella. Potenza gli attacchi seguiti dopo aver mantenuto la stessa postura per un periodo. Quindi, se io rimango a due mani, mi aumenta il danno a due mani? Tra l'altro, ha due spade. Fichissima lei. Sembra la danzatrice di Dark Souls 3, ma più sexy e più cattiva. L'incisione ricorda l'assoluta devozione di coloro che abbandonarono la propria patria per servire Rellana. Ah, lo vedi? Quindi questo è un pezzo della famiglia reale che ha dato retta a questa Rellana e sono finiti qui. Se vorrete, resteremo al vostro fianco ovunque vi conduca il vascello lunare. Ok, un bel falò mi servirebbe però a me, amici. Cari amici miei, eh? Beh, se fosse, insomma, una bella signorina come Ranni, ragazzi, Sus ci va a nozze pure con questa, eh? Sapete che Sus sta facendo il suo harem Sus? Ragazzi, io lo sapevo, per questo ho detto che... Ok. Ah, vabbè, ma qui siamo cazzuti, eh? Meno male che hanno poco equilibrio, ragazzi. Mamma mia. Mi ha fatto la spada Sus questo, eh? Sì, ragazzi, avrei bisogno di urgentemente un falò. Veramente chiedo pietà. Però secondo me non me lo daranno un falò qui vicino. Sus, mi sa che troverai una nuova waifu? O così sembra? No, sai perché secondo me non mi danno un falò? Perché se tu uccidi il cavaliere con la spadona hai passaggio libero, quindi che glielo diamo a fare un falò a questi poveri disgraziati che sono venuti qua? Hanno ragione anche loro. Ragazzi, ritiro quello che ho detto, è un altro Legacy Dungeon assurdo
Che io pensavo invece fosse una zona piccola, ragazzi. Pensavo fosse grosso come il castello di Morne. Invece è molto più spicy. Ricordiamoci che si può pure scendere. Sto usando poco il fuoco, ragazzi, perché, come dire, contro queste creature è meglio essere sus. Ok. Peccato, era una buona idea. Ok, meno male hanno zero equilibrio, perché se avevano pure equilibrio sti cosi... Wiu! Però è contento di vedermi. Perfetto, ha fatto l'unica cosa che non doveva fare. Dai, cane! Cane! Ammazza, ha fatto tutto il giro per colpirmi alle spalle. Ammazza, che infame! Riusciamo a fargli quello che penso? Sì, alla grande. Mamma mia, mi stava per colpire male, va bene. Ok, andiamo avanti. Ha provato a buttarmi giù questo, eh? Oh, ragazzi, un altro di quei cosi. Mamma mia. Chiave della spada magica. Pure queste sono le stesse di Liurnia. Allora, ragazzi, quel tizio dobbiamo sprecare un po' di incantesimi sus, perché quel tizio deve perire alla velocità della luce. Lo so. Si è fullato full vita, non ci posso credere. Cavolo, ragazzi. Poteva andare molto meglio. Ok, scappiamo un attimo. Via, via, via. Mamma mia. Meglio essere full vita. Ok, è andata molto bene. Ok, con calma. Questo è duro, eh. Sì, ragazzi, non devo mai fargli un attacco quando ha lo scudo, mai. Eh sì, quello è il punto forte loro. Il punto forte loro è il counter, ragazzi. Ti counterano facendoti una mossa runica che sembra Radagon, assurdo, veramente, mamma mia. Ok, ascensore. Ti prego, dammi gioia, ascensore sus. Ok, sotto non c'è niente. Ok, ragazzi, sono preso tantissimo. Grazie al godo. Iu! Mamma mia, ragazzi. Come si chiama questo posto, scusami? Camera del signore del castello. Presidio del castello. Ok. Ah, ma proprio così? Nebbia così? E posso evocare qualcuno? Cavaliera del lago Leda, proprio in persona. Ragazzi, mi odierete, ma penso che quella cosa la faremo nel prossimo episodio. Ve lo dico sinceramente, ragazzi. Allora, andiamo a esplorare sotto. Perché, allora, io non avrò il massimo istinto per quanto riguarda la lore di Elden Ring e quello che vi pare, però conosco la From. Li ho giocati tutti, ragazzi, i giochi della From. Quindi, se tu mi fai trovare questo all'inizio del castello, ed è un personaggio che mi ha fatto impazzire di lore al mio livello, unendo i puntini mi viene solamente da dire: dietro quella nebbia ci sarà Rellana. Deduzione sus. Ripeto, e poi magari c'è un goblin random, però mi fai trovare quell'affare a inizio castello, mi introduci un personaggio di che a quanto pare di lore è importantissimo. Uno più uno fa lore di Elden Ring. Quindi così due piedi vi direi: secondo me là dietro c'è Rellana, che potrebbe essere un toro. Quindi, tanto per, a questo punto, esploriamo la parte sotto. Se c'è una parte sotto, ragazzi, eh. Che magari non c'è niente. Qui c'è un droppino... Ah no, non c'è niente, ragazzi, come ho detto. Ah no, invece no, c'è qualcosa, vedi? C'è una scala. Ok. Quindi, secondo me, addirittura Leda in persona c'è come Sammo, ragazzi. Secondo me lì c'è qualcosa che ci regalerà forti emozioni, ve lo dico, eh. Proprio lui, eh. Ragazzi, mamma mia, stavo per dire godo tantissimo. Ma lui sale le scale, vero? Lo sapevo. Che peccato. Cadi di sotto, cadi di sotto, cadi di sotto, cadi di sotto. Muro, 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 muro. Godo. Bravo, bimbo. Bravo.
No. Via, via. Questi ragazzi fanno un danno che è eclatante, quindi... Tanto strano che non mi ha sparato questo infame quando prima sono passato qua. O si era buggato. Sus, veramente. Allora, possiamo andare su quel tetto e quest'altro tetto? Sì, mi ricorda molto l'esplorazione di Raya Lucaria. No, siamo tornati, mi sa, inizio, eh. Avevo visto un oggetto io. Ah, eccolo. Ok. Triplice scintilama. Primo incantesimo che troviamo in tutta l'espansione. Antica stregoneria della famiglia reale di Caria. Crea un sigillo sopra di sé da cui appaiono qualche istante dopo tre scintillame che si avventano sui nemici. Vabbè, ma non c'era già la versione di questo affare, che non ce l'ho con Sus. Questa stregoneria può essere lanciata in movimento, la carica aumenta in ritardo. Il prototipo delle stregonerie di falangi di lama è stato eccessivamente affinato nel regno dell'ombra. Oh! Quindi il prototipo delle stregonerie di falangi, che sono quelle che vi dicevo un attimo fa, di lame, è stato successivamente affinato nel regno dell'ombra. Falange dello spadone. Questo invece si chiama triplice scintilama. Secondo me è la versione prima, perché questa zona viene prima, questa famiglia reale è venuta tanto tempo fa, quell'altra nell'intero regno ha più tempo, quindi secondo me questa è quella evoluta, questa è la versione prototipo, secondo me. Allora, io ve lo dico, non ho coraggio di entrare in quella nebbia, ragazzi, ve lo dico col cuore in mano. Io direi che questo episodio, secondo me, può finire qua. Ci fermiamo davanti alla nebbia e nel prossimo episodio, al 99 su 100, incontreremo la nuova waifu di Sus, che potrebbe regalarci, ragazzi, delle fortissime emozioni, ragazzi. Vi giuro, ho una voglia, ma devo resistere alla tentazione, ragazzi. Finiamo l'episodio qua. E ho paura, ragazzi, perché con quella specie di belvaleone siamo stati fortunati che l'abbiamo fatta al primo try, avevamo tiche, ok, avevamo pure la tipa che ci ha aiutato, però non lo so, eh. Mi pare, così su due piedi, la fusione tra la danzatrice di Dark Souls 3 e Sullivan. Sempre Dark Souls 3 che infatti aveva due spade, ragazzi. La butto così. Ragazzi, mamma mia, è stato un episodio assurdo. Sus se l'è cavata molto bene in questo castello pieno di nemici, Sus di Liurnia, che pensavo li avessimo lasciati alle spalle, ma tornano come i peggiori incubi incredibili. E poi abbiamo incontrato, o quasi, una nuova gnagna assurda, cioè Rellana, cioè Sus è innamorato di Ranni e il vostro Sus è innamorato di Rennana, di tutti quei bei piedini. Ma secondo voi Sus vi lascia con questa perla di saggezza? Se Ranni ha dei bei piedini e Rennana pure, Rellana o come ti chiami, ma quanto saranno belli i tuoi piedini? E con queste parole di incoraggiamento di Sus, che non vede l'ora di tuffarsi su Rellana, a quanto pare questa puntata può finire qua. Prossimo episodio, ragazzi. Seconda boss fight vera di questa espansione. Secondo me potrebbe andare in vari modi. Spero in un modo positivo, incredibile. Magari Rellana si innamora di noi e non ci fa niente, ragazzi. E quando? Ragazzi, che cosa con voi? E ci vediamo al prossimo episodio.